di introdurre il professor Ferroni, che penso sia noto alla stragrandissima maggioranza di voi, e quindi sono breve. Il professor Ferroni è un romano e come molti dei colleghi sperimentali qui ha cominciato la sua vita al CERN, anche se credo di poter dire che una caratteristica di Ferroni è sempre un certo qual nervosismo, se così posso dire, va bene? Cioè, non credo che si sia mai compiaciuto di sedersi su una seggiola oppure un esperimento e di restarci troppo a lungo. Anche al CERN, per quello che mi consta, Fernando mi correggerà, si è spostato fra ISR, CHARM, poi L3 all'EP, mi pare, prima ancora che l'EP chiudesse bottega, per l'appunto ha deciso di venire via, di muoversi, ed è andato a SLAC a lavorare all'esperimento Babar, dove è rimasto, insomma, non proprio sino alla fine, ma insomma abbastanza lungo. E poi, dulcis in fundo, ha preso il coraggio a due mani e qualche cosa intorno alla metà degli anni 2000, penso, si è interessato di esperimenti al Gran Sasso, quindi di natura particolarmente assai diversa da quelli tipici che si fanno agli acceleratori, e credo che sia membro di cuore, no? È membro di cuore e credo che non abbia abbandonato l'idea anche di inventare tecniche nuove per rivelare neutrino della stabilità di decay o cose di questo genere. Quindi, appunto, mi sento di confermare quest'idea che il professor Ferroni, che peraltro è professore a Roma da lungo tempo, forse 2000 o giù di lì, ed è naturalmente presidente di NFN, come sapete tutti, da 4-5 anni, mi sento di confermare che la caratteristica principale del professor Ferroni è che è una persona nervosa. Gli cedo molto volentieri la parola. Grazie. Ah sì, userò questo, forse sì, forse no. Vabbè, se mi sentite ne faccio a meno. No. Non ne faccio a meno, lo prendo. Grazie Riccardo, sì, effettivamente un po' di nervosismo quello che vuoi tu, cioè io sostengo una cosa che non è più di moda, perché la fisica è un po' cambiata da quando ho cominciato agli ISR, però io sostengo che uno dopo 10 anni che fa la stessa cosa si deve stufare, cioè non è normale che non si stufi, cioè il cervello ha bisogno di qualche sfida un po' diversa e bisogna provare ad applicarsi a qualcos'altro. Certo, se poi ti accorgi che la seconda volta viene peggio, questo potrebbe essere materia di riflessione, ma non ho ancora, non sono ancora convinto di non aver fatto la scelta giusta. Quello di cui voglio parlare, però, dove si vede? No, io mi vedo, sì, è un tema che ovviamente mi affascina personalmente, non è il mio campo di ricerca specifico, ma è quello in cui in qualche modo ho anche spinto l'INFN attraverso un processo che qualcuno di voi avrà conosciuto attraverso dal nome What Next, a interessarsi di aspetti che secondo me sono fondamentali per la fisica del futuro. Ora, Dark Side of the Universe per me vuol dire questo, è stata un po' un passaggio tra la parte romantica del guardare l'universo e la parte da quando ci stanno i satelliti con loro bellissime CCD.
Cioè, se voi guardate un pezzo di cielo a occhio nudo di notte, no, vi mettete un frame, lì è nero, non c'è nessun dubbio. Uno dice, ma quello è dark. No, perché se poi lo guardate con il telescopio Hubble, certo, con una, come dice, con una lunga esposizione, va bene, quella foto è presa dalla somma di 841 orbite di 95 minuti, uno si accorge che l'universo non è dark manco per niente, anzi che è molto, molto, molto luminoso. Quindi uno potrebbe dire che non c'è, ma qual è la dark side dell'universo? Beh, diciamo, andrò nel dettaglio di quelle che sono i due grandi misteri che ci circondano apparentemente, perché fino a che uno non tocca, non crede, che sono ovviamente la materia oscura e l'energia oscura, ma prima, in particolare perché sono a Pisa, e comunque perché nell'universo una cosa che è proprio nera sicuramente c'è, diciamo, volevo ricordarvi che esiste qualcosa che è la definizione di nero. A me, un anno fa, ormai un po' più di un anno fa, i colleghi di LIGO e Virgo, usando gli interferometri negli Stati Uniti, hanno scoperto questo, hanno misurato diciamo questa gloriosa fine di due buchi neri che si sono amorevolmente attratti, probabilmente si stavano attraendo da non so quanti miliardi di anni. Comunque a un certo punto l'attrazione diventa fatale e il connubio porta, diciamo, a un oggetto nuovo che è un buco nero che è la somma dei due, ma non esattamente, manca qualche cosa, e questa qualche cosa è quella cosa che i nostri fisici e quelli di altri paesi hanno deciso di sfidare, di misurare. 100 anni fa Einstein aveva predetto in qualche modo l'esistenza delle onde gravitazionali. Vabbè, le onde gravitazionali di per sé non c'è niente di male, il problema, una perturbazione della fabbrica dello spazio-tempo deve propagarsi in qualche modo. Il problema è quanto grandi sono e che tipo di sfida uno affronta. I numeri ve li faccio vedere fra poco. La metodologia però è interessante, non tanto perché ovviamente un interferometro è un oggetto che si studia a fisica e tutti capiscono, il professor Barone anche a chimica probabilmente, diciamo, questa cosa è prevista, ma è un'altra cosa che a me ha sempre affascinato di questa fisica, cioè che qui stiamo nella fisica classica proprio più pura, cioè le onde gravitazionali vengono, diciamo, da fisica classica. Un interferometro è un oggetto, diciamo, che ci affascina e utilizziamo da 100 anni, quindi, diciamo, la combinazione di queste proprio idee e tecnologie di fisica classica porta a una scoperta fondamentale che comunque è la conferma di una teoria di fisica classica. E questo è un cruccio, diciamo, per altri, professor Sagnotti, capisco che questo è un grave cruccio, diciamo, per i teorici, ma insomma. Insomma, questa cancellazione che è dovuta alla sovrapposizione di due onde, la cancellazione si fa molto facilmente aggiustando, diciamo, una vite, poi però arriva l'onda gravitazionale che scuote la Terra e chiaramente cambia la lunghezza di uno o tutti e due i bracci che sono a 90 gradi non per caso, nei quali si propagano queste onde che poi si ricombinano e uno vede quello che deve vedere. Vabbè, è stato visto l'effetto, è stato visto due volte almeno negli interferometri di LIGO. Adesso mi dicono, professor Giazzotto, spero che sia vero, che ce n'è un terzo in funzione qui vicino. Mi raccomando, il 20 di febbraio il ministro della ricerca verrà a inaugurarlo, quindi fatelo funzionare bene. No, scusate, questa è la cosa importante. Vabbè, insomma, ormai queste cose le avete viste tantissime volte, non è questo il punto. Il punto che volevo dire a chi non è esattamente esperto di questa fisica è perché queste onde gravitazionali sono state scoperte 100 anni dopo la loro predizione e solo perché ci sono fusi due buchi neri, perché se si fondevano le due cose che uno si aspettava che sono stelle di neutroni non mi è del tutto evidente che noi le avremmo osservate, è questo, che lo spostamento relativo, diciamo, cioè quanto si accorcia o si allunga uno dei due bracci di quell'interferometro rispetto alla sua lunghezza è 10 alla meno 21. Allora 10 alla meno 21 è un numerello interessante, uno dice ma che è 10 alla meno 21? Io non me lo immagino neanche. Allora io mi sono figurato, diciamo, la divisione tra due grandezze, no? Cioè la dimensione di un atomo, che sostanzialmente è 150 10 alla meno 12, e la distanza tra la Terra e il Sole. Quindi queste due cose vi dicono che sostanzialmente sulla scala della distanza Terra-Sole, la distanza Terra-Sole è cambiata di un atomo che voi togliete.
insomma, capite bene perché sono voluti 100 anni, no? Cioè, non è esattamente la tecnologia più semplice da implementare. Bene, 10 alla meno 21 comunque è quello che si vede sulla Terra. Adesso uno, sapendo dove è successo il fenomeno, dice ma lì, no? La contrazione dello spazio, della fabbrica dello spazio-tempo è stata qualche centimetro? Penso di no, perché diciamo, i nostri colleghi ci hanno detto esattamente, misurando i parametri, interpretando quella bellissima sinusoide che diventa sempre più frequente e poi si smorza, sempre più frequente, sempre più ampia e poi decade e si smorza, hanno interpretato, diciamo, la distanza di questo evento. Allora, la distanza ci hanno detto che è 1,3 miliardi di anni fa. Va bene, traducetelo in light years e fate come vi pare, quindi light years è un'unità di misura, quindi diciamo la scala è quel numerello che sono 10 alla 25 metri, per cui, ragazzi, lì è collassata Pisa sul Livorno, non ci stanno santi, cioè lì Pisa e Livorno si sono fuse, adesso se questa è una disgrazia o no decidete voi, va bene, non posso, non essendo, come ha detto il professor Barbieri, non essendo indigeno non posso valutare le conseguenze di questo evento. Vabbè, andiamo all'universo, va. Ci sono delle domande che l'universo ci pone tutti i giorni e credo che le ponga veramente a chiunque, indipendentemente se è laureato in fisica o in qualcos'altro. Probabilmente i nostri governanti non si preoccupano mai, queste domande non se le sono mai fatte, però diciamo chi è governato probabilmente queste domande se le fa. Come è nato l'universo? Come è nato l'universo viene data una risposta semplice, il Big Bang. Venite e me lo spiegate per favore, ecco, questo è il succo della cosa. Cioè, non è una spiegazione, diciamo, è una parola per dire che a un certo punto non c'era nulla e dopo c'era una pallina di dimensione infinitesima che ha cominciato in qualche modo a espandersi. E l'altra cosa che è abbastanza misteriosa è che è vero che sulla scala del telescopio di Hubble, state lì, non è chiaro che quella galassia è uguale a quell'altra, però non è quella la misura vera, c'è un parametro fondamentale dell'universo che è la temperatura dei fotoni che arrivano qua. Allora, la temperatura dei fotoni che arrivano qua, se voi puntate là o là, è la stessa, sono i famosi 3 gradi Kelvin, di cui quelli che Penzias e Wilson l'hanno misurata per la prima volta. Vi ricordo anche che la fisica sperimentale è una cosa abbastanza delicata, nel senso che loro pensavano di aver osservato qualche rumore strano, andarono persino a pulire l'antenna dalla cacca dei piccioni che c'era sopra, perché pensavano che persino quello avrebbe potuto causare il rumore di fondo, però una volta pulita l'antenna il rumore di fondo continuava e quindi quella era una radiazione equivalente a 3 gradi Kelvin. Ed è questa temperatura, a parte correzioni dell'ordine 10 a meno 4, di cui qui non parliamo, che sono però interessantissime, è uguale dappertutto. Quindi questo universo, diciamo, a un certo punto qualcuno, le parti dell'universo si sono parlate, si sono dette tu devi essere uguale a me, io devo essere uguale a te, che non è proprio un meccanismo facilissimo, perché uno c'ha se uno avesse dei grani all'inizio che si espandono a velocità luce like, quei grani non si parlano più, diciamo, quindi ci sarebbero dei semi di crescita diversi. Vabbè. Comunque, la terza domanda interessante è: ma di che è fatto l'universo? L'avete visto, no? Di galassie, di pianeti, di soli, di esseri umani, pochi suppongo, e in via di estinzione. Ma è così? Purtroppo no, cioè, o meglio, per fortuna no. Noi sappiamo, attraverso misure intelligenti e indirette, che in realtà quello di cui siamo fatti noi, i famosi quark, i famosi elettroni, sembrano essere solo il 4% di tutto quello che c'è nell'universo, un po' pochino, quando uno lo dice a qualcuno, quello dice vabbè, il resto che cos'è? E questa è la bella famosa domanda che si dovrebbe vincere un premio per spiegare, no, alla casalinga di Voghera, diciamo, cos'è il restante 96%, io non ci sono mai riuscito, devo dire. E l'altra domanda che la gente si preoccupa, no? Diciamo, invece di preoccuparsi quando muore lui, dice ma quando finisce l'universo? Dice, anche questa è una domanda interessante, dice, ma finisce domani o finisce dopodomani o finirà l'universo? Allora, queste domande sono un interessante tentativo, diciamo, di porre le basi per una fisica che è un pochino diversa da quella delle particelle elementari, proprio per metodologie e per modo di fare, ma non per questo meno interessante.
È ovvio che i fisici sono abituati a farsi delle domande, tuttavia non sono completamente folli, va bene? Non riescono a immaginarsi le domande che non si sanno fare, no? Uno, diciamo, ci sono varie categorie, come diceva, non è il mio preferito come ministro degli esteri di una grande nazione, ma penso che vedremo di peggio nel prossimo futuro. Come diceva Ransfeld, cioè, insomma, ci sono cose che uno sa, poi ci sono cose che uno sa di non sapere, ma sa vagamente cosa sono, poi ci sono cose che uno non sa di non sapere, ma sa cosa sono, poi ci sono cose che uno non sa di non sapere, ma non sa neanche cosa sono. Bisogna arrestarsi a un certo punto di questa scala, va bene? Quindi qui tenteremo di vedere dove possiamo arrivare, diciamo, senza andare ai matti, diciamo, o senza dare sfoghi di fantasia eccessivi. Allora, quello che sappiamo è sicuramente quali sono i mattoni costitutivi dell'universo di cui siamo fatti noi. E questo ormai lo sappiamo. Sappiamo, anche se adesso viene messo un pochino in discussione, sappiamo che c'è dark matter, cioè una forma di materia che non è quella di cui siamo fatti noi. Sappiamo anche una cosa strana, devo dire, che se uno si dovesse immaginare, dice, ma c'è la materia, poi c'è un'altra materia, cioè, ma le due materie devono essere circa uguali o devono essere molto diverse? Io a botto direi, no, non si parlano, saranno molto diverse. Ora, stranamente, queste due forme di materia non sono molto diverse, una sembra essere il 4%, una sembra essere il 25%, i fisici ragionano in ordine di grandezza, quindi 4-25 è più o meno la stessa cosa. Vabbè, però ammetto che questa è speculazione pura, diciamo, non ho una particolare, non mi dice cose particolari. E poi, diciamo, siamo stati indotti a credere che c'è un altro oggetto ancora più misterioso che si chiama energia oscura. Tenterò di convincervi che queste cose sembrano avere un fondamento. Vi ricordo prima quello di cui siamo fatti noi siamo fatti di mattoncini, sono tutti disegnati lì. Chi ha pensato l'universo deve aver avuto una grande fantasia, perché tutto sommato ha fatto tre copie, delle quali due inutili, apparentemente, e noi siamo fatti di quello che si chiama UD ed elettrone. Va bene? Tutto il resto sono belle particelle che produciamo nei nostri acceleratori e che decidono di scomparire poco dopo. Una volta avevo capito che servivano, e ci ho lavorato anche alcuni anni della mia vita, come diceva il professor Barbieri, avevo capito che avere tre famiglie aiutava, perché magari produceva un risultato sulla simmetria materia-antimateria dell'universo, altro bel mistero. Noi siamo qua e siamo una delle due cose, l'altra non c'è, perché se no non c'eravamo e c'erano solo i fotoni. Però poi, dopo, alla fine di tutti gli esperimenti fatti, ho capito che il fatto di avere tre famiglie sarà pure utile, ma non porta alla soluzione del puzzle. E comunque, va bene. E poi c'è il mitico H, va bene, che è quello che battezza tutte le particelle con un nome e con una massa. Bene? Cioè, quando ha incontrato per la prima volta, si è acceso il campo di Higgs, ha incontrato l'elettrone e ha detto: tu sei un elettrone e pesi 500 keV. Poi ha incontrato un quark top e ha detto: tu sei un top e pesi 170 GeV. Oh, anche questo. Il meccanismo è descritto in una bellissima lagrangiana, cioè il perché lo abbia fatto, diciamo, e perché abbia deciso questi numeri, questo è da terno all'otto. Comunque Higgs è stato scoperto, grande trionfo del CERN, grande contributo patrio, come si dice. Una delle persone che hanno contribuito di più alla scoperta è la dottoressa Gianotti, un altro che ha contribuito moltissimo alla scoperta è un vostro collega, il professor Tonelli, e comunque, diciamo, la Gianotti è arrivata alle più alte vette, diciamo, della direzione suprema del CERN, e siamo tutti contenti. Il professor Higgs è andato insieme al suo collega Angler, il terzo meritevole, purtroppo nel frattempo è deceduto, è andato a Stoccolma, si è incassato l'assegno. Apro una parentesi, il professor Higgs scrisse la sua teoria negli anni 60, vi ricordo che con le regole dell'Anvur il professor Higgs non diventerebbe neanche ricercatore universitario, altro che professore, no, perché non ha pubblicato abbastanza, certamente non ha pubblicato un articolo ogni anno. Ma questo spiegarlo ai nostri controllori dell'Anvur è troppo difficile. E vabbè, allora adesso vediamo un po' di affrontare il problema di cosa c'è sotto. L'iceberg, in fondo pure il ghiaccio, no? È fatto così. C'è la parte che si vede sopra, poi c'è la parte sotto che è di più. Siccome appunto non siete tutti laureati in fisica, io vi vendo questo filmato.
pianeti, le stelle, le galassie. Siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. La materia oscura non interagisce, se non debolmente, con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece, si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura, una sorta di nuvola, un alone molto più grande delle galassie stesse. C'è un altro modo per individuare la presenza di materia oscura. Immaginiamo un occhio che riceve la luce proveniente da una galassia. E immaginiamo che tra l'occhio e la galassia ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Così. 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 Poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. No, va bene, i giochi per i bambini li sentiamo. Oh, quello era il primo dei due problemi. Il secondo problema è questo, va bene? Questo, diciamo, quello uno se lo raffigura, no? Dice, c'è un oggetto tenuto insieme gravitazionalmente che non si scalda, no? Perché i fotoni, come tutta la normalmente se uno spara un fotone su un pezzo di materia, dopo un po' quello si scalda, va bene? Quindi riemetterà la luce, comunque rimetterà un fotone in qualche altra frequenza. Questa non lo fa assolutamente, quindi la materia oscura uno se la deve immaginare come un oggetto, diciamo, materiale che, con delle proprietà assai strane. Questa invece, la dark energy, è un problema ben più complesso, diciamo, perché non si ipotizza neanche una sua natura materiale, si misura solo come campo di energia. Dice, ma una cosa che manca, almeno quella, no? La materia oscura, c'era qualche evidenza. Quali sono le evidenze per la dark energy? Beh, allora, queste vanno indietro nel tempo, ma trovano soluzione solo con tecnologie un po' più avanzate. Una delle prime domande che ci si fece, va bene? Secondo le equazioni di Einstein possono essere stirate un po' come uno vuole, possono far espandere l'universo, lo possono far collassare, lo possono rendere, diciamo, stazionario, con difficoltà, ammetto. Cioè anche Einstein non aveva capito benissimo che renderlo proprio stazionario non era facile. Però, insomma, la domanda che comunque l'uomo si pone, dice, ma questo universo che si espande, va bene? Si espanderà per sempre oppure a un certo punto smette di espandersi, ma diciamo asintoticamente, quindi mai per quanto mi riguarda, oppure a un certo punto smette di espandersi e a quel punto c'è la gravità e la gravità ti tirerà indietro i pezzi. Beh, questa cosa ovviamente è stata studiata. Il modo di studiarlo è quello della velocità di recessione delle galassie ed è un metodo standard. Se uno vuole fare le cose raffinate, però, deve avere degli oggetti sicuri da misurare. Quindi ti servirebbero le lampadine, le candele standard. La candela standard è un concetto molto chiaro, cioè uno prende la lampadina da un lumen qua, va a un metro, misura, sa la distanza, misura la luce e quella è tot. Poi va a 2 metri e misura 4 volte di meno, va a 10 metri e misura 100 volte di meno, però devi sapere la lampadina quanto sta emettendo, perché sennò andiamo male. Allora, nell'universo forse, e questa diciamo, è la parte che un po' di mal di stomaco me lo procura, diciamo, forse ci sono le candele standard, ci sono le lampadine standard e sono le supernove di un certo tipo.
Bene, che vuol dire? Che queste saranno figlie di un tipo di evoluzione stellare che alla fine finisce tutte nello stesso modo, grande botto e grande luce, ma sempre la stessa. Beh, la stessa, diciamo, 10%, 20%, adesso non esageriamo, però in media poi basta che uno ne misuri un certo numero, la statistica come radice di n aiuta a correggere qualunque male del mondo, quasi qualunque male del mondo. L'errore sistematico non lo corregge, però vabbè. Allora dice che appunto che queste supernove tipo 1A sono tutte figlie dell'esplosione di una nana bianca, va bene? Notate bene che la cosa più facile che trovate su internet quando scrivete white dwarf è quella figura là, cosa abbia di bianco quello non lo so, ma io diciamo sono fedele a quello che dice internet e copio senza farmi troppo problemi. Allora vabbè, ci sono queste candele standard che sono distribuite along the universe. Benissimo, adesso la legge di Hubble la sappiamo, va bene? La legge di Hubble dice che appunto è 1 su R4, c'è poco da fare, e dalla luce che noi vediamo di una candela standard assegniamo la distanza, va bene? Cioè le lampadine sono tutte uguali, io vedo una certa luce, c'è la legge di Hubble, quindi dato che vedo tot luce, quell'oggetto sta a distanza X o Y o Z, e la legge di Hubble è verificata, diciamo, al primo ordine molto bene. A parte che non si sa esattamente la costante di Hubble, ma questo è un altro problema. E poi però c'è un altro modo che è elegante, va bene? E che è l'effetto Doppler, va bene? L'effetto Doppler lo conoscono tutti, è quello dell'ambulanza che si presenta, ti si avvicina, la frequenza diventa maggiore, poi si allontana, la frequenza diminuisce, quindi non c'è, questa cosa è perfettamente nota e funziona anche per le galassie che si allontanano o si avvicinano. Se la galassia si avvicina la luce diventa più blu, se la galassia si allontana diventa più rossa, e questo però ti dice la velocità, diciamo, con cui la galassia si sta avvicinando o allontanando. Già, levati. Benissimo, a questo punto ovviamente ogni galassia contiene idrogeno, quindi, o se vuoi quelle nubi di idrogeno che gli stanno appiccicate, quindi a un certo punto misurando le righe dell'idrogeno tu sai esattamente che cosa devi vedere in termini di redshift. Il problema è che quando vai a fare questa misura ti viene un risultato che è diverso da quello che ti aspetteresti assumendo che la galassia sta lì e si sta recedendo con tale velocità. Il risultato di questo, come si dice, incrocio di dati, fa sì che il mondo pensi, comunque gli hanno dato un premio Nobel ai tre autori di questa misura, pensi che in realtà queste galassie si stanno allontanando a una velocità maggiore che la loro posizione preveda, va bene? Secondo la legge di Hubble. Assumiamo che sia vero, diciamo, io non ho fatto l'esperimento, però insomma ormai ce ne sono tanti, no? Ci sono cataloghi con, all'inizio erano poche decine, centinaia di galassie, adesso ce ne stanno tante, ci sono comunque futuri esperimenti che misureranno migliaia, decine di migliaia di questi oggetti. Euclid è il satellite, diciamo, europeo che presto, con i satelliti presto è sempre una parola un po' forzata, però insomma presto ci permetterà di raffinare queste misure. Se volete, oggi il problema non è tanto quello di confermare questo fenomeno, è di capire se questo fenomeno è position dependent, cioè se le galassie che stanno più vicine o quelle che stanno più lontano, che vuol dire quelle più giovani o più vecchie, insomma, diciamo, e quindi alle diverse età dell'espansione dell'universo, tutte quante hanno subito lo stesso fenomeno di accelerazione o no. Questa è la sfida, va bene, dell'osservazione futura. Bene, allora capite bene che comunque due molteplici oggetti che si stanno allontanando, e quindi uno poteva sempre dire si stanno allontanando perché a un certo punto è stato il botto, no? Boom, e tutto si espande, no? Sull'abbrivio dell'inizio, però se a un certo punto se queste continuano ad accelerare
l'accelerazione, mi dicono sempre, se, insomma, persino nella versione newtoniana del mondo, accelerazione forza, va bene? Solo forza che separa due oggetti materiali dotati di gravità. Io l'avevo chiamata antigravità, però ammetto che la parola non è popolare, però sembrerebbe, diciamo, un oggetto del genere. Insomma, siccome già la parola dark matter esisteva, diciamo, tanto al chilo è stato cheap chiamarla dark energy, no? In lacking a better explanation or a better phrasing. Allora, capite che però la cosa non è... È una cosa interessante, perché cioè, sapere... Ho rubato queste trasparenze, Barbieri sa da dove le ho rubate probabilmente. Sapere però come... Sapere che l'universo è in accelerazione è interessante, però io a questo momento che posso dire? Che è in accelerazione ora, va bene? In media. Ma sapere come si è comportata questa accelerazione dall'inizio dei tempi dell'universo a oggi, forse mi dice come va a finire. Bene, perché un conto è che c'è un'accelerazione che però, diciamo, diminuisce col tempo, un conto è che c'è un'accelerazione che è costante col tempo, un conto è un'accelerazione che aumenta, bene, che viene accelerata col tempo. Questo in qualche modo ci permetterebbe di andare a rispondere alla domanda come andiamo a finire. Vabbè, non noi, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Tra l'altro c'è una cosa che poi magari tornerà nell'ultima trasparenza. A un certo punto, se l'accelerazione continua, va bene, con il ritmo oggi misurato, in 100 miliardi di anni, sì, 100 miliardi di anni, l'ipotetico osservatore, perché anche lui sarebbe stato comunque, diciamo, disintegrato da questa, esatto, l'ipotetico osservatore si affaccerebbe alla finestra e non vedrebbe nulla, cioè vedrebbe il buio più assoluto. Immaginate, tra l'altro, come sarebbe bello, no? Diciamo, i fisici dell'anno 100 miliardi di anni, come potrebbero fare la fisica? Questo sarebbe un caso estremamente interessante, no? Cioè, senza vedere niente, poter osservare. Eh? No. No, quella sì che si espande, tutto si espande, anche il sistema solare. Infatti ti espandi anche tu, non è questo il problema. Però l'ipotetico osservatore, diciamo, non vedrebbe più niente dalla sua ipotetica finestra, vedrebbe solo nero, che è un caso interessante, no? Però questa forza misteriosa potrebbe decadere. Ricordatevi che c'è una forza, forse, misteriosa che è decaduta, perché sennò saremmo ancora nell'epoca dell'inflazione. Ci torniamo un attimo. Vabbè, quindi adesso... La gravità prodotta dalla materia oscura di fatto è quella che tiene insieme le galassie, è quella che ha plasmato l'universo, permettendo anche a noi di esserci, va bene? Cioè gli ha dato la forma, sostanzialmente la possibilità alle galassie di addensare la materia, di addensarsi ed essere, e quindi è quella che controlla la struttura dell'universo. E vabbè, chiaramente la dark energy ne determina il destino, questo abbiamo capito. Cioè, bello essere in mano a due cose che non sappiamo cosa sono. Allora, i fisici sperimentali sono pieni di grande fantasia e fino adesso si sono esercitati con grande successo nel cercare ciò che doveva esserci, no? Cioè, il bosone di Higgs c'era, si sapeva, come fatto pure, abbiamo trovato. Le particelle a W e Z c'erano, cioè il modello standard era stato scritto, si sapeva come erano fatte, c'erano e le abbiamo trovate. Adesso ci troviamo di fronte a un interessante problema. Quello di andare a cercare una cosa che non sappiamo che cos'è. E che può fare un fisico? Ditemi la verità, va bene, mettetevi la mano sulla coscienza, come si dice. Che può fare un fisico che conosce sostanzialmente lo scattering come, no, l'urto tra particelle come unica, diciamo, sua via di uscita per toccare, no? Qual è lo strumento con cui il fisico delle particelle tocca le cose? E beh, attraverso lo scattering delle particelle. Quindi quello che noi pensiamo di poter fare è di osservare delle collisioni tra particelle. Allora, assunto numero uno. Supponiamo che la dark matter sia fatta di particelle. Non è leggera come assunzione, non è leggera. Se queste particelle ci sono, magari, forse, interagiscono con le altre particelle, quelle che conosciamo, attraverso un urto elastico, quasi elastico. Duro mi sa che è difficile. Badate,
queste, per quanto ne so, potrebbero essere particelle dotate di sola interazione gravitazionale, in quel caso potrebbe passare tutto il resto della mia e della vostra esistenza e quella delle generazioni future a cercare un urto, e non lo troveremmo mai. Però su questo assunto, diciamo, la particella potrebbe urtare o un nucleo o un elettrone, diciamo, atomico. In un caso, se dotata di robusta corporatura, sposta un pochino il nucleo, nell'altro caso disloca l'elettrone. Sia un nucleo che si muove che un elettrone che si muove lasciano un segnale che il fisico delle particelle si ingarluzzisce e dice: questo lo so vedere. Beh, insomma, non è proprio banale, Cioè, siccome non è evidentemente così frequente questo fenomeno, se io metto qui una scatola, va bene, dotata di rivelatori, che pensa di vedere l'urto delle particelle di materia oscura con i nuclei o gli elettroni atomici, mi sa che vedrò solo i raggi cosmici che giustamente interagiscono con una rate che sanno tutti, va bene? Quindi mi sa che non è l'idea giusta. Allora, se uno vuole sfruttare questa idea, deve andarsi a nascondere nelle profondità della Terra, laddove, diciamo, la roccia sopra di te ha eliminato i raggi cosmici, tranne uno che è il neutrino, che quello non lo possiamo eliminare, però almeno gli altri ce li siamo levati di torno. Vabbè. Quindi il principio è questo, diciamo, andiamo in un laboratorio sotterraneo e proviamo a osservare gli effetti di questo scattering. C'è un'altra particella che potrebbe dare fastidio, ma quella forse la sappiamo governare, si chiama neutrone. Ovviamente in Italia abbiamo il più bello, il più grande, il più equipaggiato laboratorio sotterraneo del mondo, sta in quella disgraziata regione dove c'è di tutto, terremoti, neve e altri accidenti di natura, però insomma è il Gran Sasso. È il più bel laboratorio del mondo per un motivo molto semplice, perché essendo un'autostrada che va dal punto A, Aquila, al punto B, Teramo, sfondando la montagna, uno prende un camion, ci carica il suo apparato, lo porta, fa una curva, gira a 90 gradi, entra nella galleria del Gran Sasso, scarica l'apparato, diciamo, e si mette a misurare, detto in maniera brutale. Ci sono altri laboratori sotterranei nel mondo, tipicamente sono miniere, in cui uno prende un ascensore dove un po' di claustrofobia ti prende pure, ma poi ti devi portare i pezzi dell'apparato giù con l'ascensore e rimontarli sotto, insomma, con un certo esercizio spirituale non proprio simpatico. Vabbè, comunque che sia il più grande nel mondo lo è, quella la scatolone dimostra rispetto agli altri laboratori com'è grande. Non è il più profondo del mondo, ma probabilmente per questo scopo di misura non è questo il punto. Vabbè, sono 200.000 metri cubi di roba, divisa in tre belle gallerie, che come noto puntano verso il CERN, perché poi c'è, dopo quell'ultimo punto c'è la continuazione del tunnel della Gelmini. È dotato di tutti i comfort, diciamo, terremoto escluso, e ci si possono fare bellissimi esperimenti, non solo ovviamente di ricerca di materia oscura, ma anche di altra natura. Notate bene che credo che sulla scala di questo paese disgraziato che esporta cervelli, va bene, sia uno dei pochi posti dove il numero degli utilizzatori stranieri sia maggiore di quello degli utilizzatori italiani, quindi insomma tutto sommato contribuisce anche alla bella faccia di questo paese. Vabbè, ci sono tantissimi esperimenti, ovviamente non ve li descrivo. Quelli rossi sono gli esperimenti che si occupano di materia oscura. Allora, questo lo stavo dicendo anche prima ai colleghi, se uno vuole scoprire il bosone di Higgs, non è che ci sono 57 esperimenti che gli possono venire in mente per scoprire il bosone di Higgs. Già è uno sforzo fare CMS e Atlas, no? Cioè che sono la stessa cosa, un po' cambiata là. Sono uno il controllore, il cane da guardia dell'altro, va bene, ma non sono due concetti fondamentali. Quando state cercando una cosa che non si sa che cos'è, la fantasia si può scatenare, quindi per quanto mi riguarda sono pure pochi quelli gli esperimenti, no? Uno gli può venire in mente di tutto e di più. Bene, allora vi ricordo però il gioco, perché ogni gioco c'ha un nome. L'ipotesi è che la dark matter sia dappertutto, è un alone che ci permea in tutta la nostra galassia, è fatta di particelle, perché sennò questo metodo non funziona, che interagiscono molto, ma molto debolmente con la materia normale, va bene? E con la fantasia che contraddistingue i fisici gli è stato dato nome WIMP, che ha vari significati, ma insomma uno è un acronimo, ma altro è meno elegante. Allora, vedete, il concetto è proprio facile, perché
diciamo, le velocità di rotazione nella galassia sono centinaia di chilometri al secondo, quindi noi stiamo, il Sole cammina verso Ercole, mi pare, non so dove sia Ercole, ma non importa, cammina verso Ercole, quindi sostanzialmente c'ha una direzione privilegiata, la Terra gira intorno al Sole, quindi a un certo punto il vento, no, delle particelle di materia oscura ti viene sempre contro, perché tu stai andando verso Ercole e quella è sostanzialmente ferma. La Terra gira, quindi qualche volta la collisione tra la Terra e la particella di materia oscura equivale a prendere con la tua macchina un tir in faccia e qualche volta è tamponare il tir. L'effetto non è lo stesso, ammetterete, va bene? Dal punto di vista del fisico sperimentale è molto meglio sbattere contro il tir che ti viene contro, va bene? Quello è, come dice, aumenta la sezione d'urto, va bene? Se volete aumenta il danno. Ora, notate bene, qui si apre il primo mistero glorioso del Gran Sasso, va bene? L'effetto che vi ho detto è un effetto estate inverno, modulato, diciamo, perché ovviamente sono le situazioni intermedie di primavera e autunno. Allora, se uno vi presenta i risultati di questo esperimento, bene, uno dice, eccola là, è la materia oscura, trovata. Primo mistero glorioso del Gran Sasso. Secondo mistero glorioso del Gran Sasso, a questo risultato non crede nessuno. Questo è un problema. Cioè, non è che la gente non creda che sia stato osservato che quei dati sperimentali non stiano in quel posto. Quello che la gente non crede è che quella sia la materia oscura. Ma dice, sono altri effetti, va bene? Che so, ma poi li possiamo discutere se volete tutti gli effetti. In realtà, nella patria di Galileo, uno dice, sì, vabbè, ma rifatelo, no? Fatene un altro esperimento e fatemi vedere che si vede la stessa cosa, ammesso che. E allora, c'è un problema. Gli esperimenti che vengono fatti con tecnologie diverse non permettono di vedere quell'effetto, cioè non permettono di vedere la modulazione, perché gli altri esperimenti, questo esperimento ha una particolarità, è solido, è fatto con uno scintillatore, ioduro di sodio, che riguardo alle particelle, diciamo, che interagiscono, è capace di vedere interazioni fino a 2 kilo elettron volt, cioè a rinculi di fino a 2 kilo elettron volt, che è poco. Tutti gli esperimenti che uno fa con altre tecnologie, argon liquidi, xenon liquidi, quello liquido che vi pare, cioè, hanno soglie che sono 40, 50, 60 kiloelettron volt, e che tagliano, ora, e chiaramente essendo WIMP, capite bene che, che a zero c'è l'effetto massimo, è uno esponenziale che va giù, quindi più vai avanti con la soglia e più ti ammazzi, va bene, dal punto di vista del numero di eventi che conti. Questo è un problemino, quindi non, fare il confronto diretto è un po' difficile. Comunque, oltretutto questo esperimento sta lì da più di 10 anni, no, e ha più di 100 kg di roba, gli altri esperimenti funzionano in modo diverso, ve ne faccio vedere un esempio. Oggi monto un esperimento, misuro per un anno, trovo che c'è un po' di fondo e siccome c'è un po' di fondo ne faccio subito un altro che cerchi di eliminare quel fondo, quindi non c'è mai un esperimento che runna consistentemente per 10 anni. Comunque la tecnica oggi, diciamo, che va di moda, la tecnica che va più di moda, scusate, è quella dei liquidi nobili, in cui sostanzialmente, sfruttando le proprietà dello xenon liquido o dell'argon liquido, tu riesci a capire se l'interazione è stata fatta su un nucleo o su un elettrone. Capite bene che se l'interazione è stata fatta su un elettrone, al primo ordine non è una bella cosa, perché tutta l'interazione elettromagnetica è tutto il fondo di fotoni radioattivi della radioattività naturale che ti ammazza, va bene? Quindi se tu riesci a eliminare, cosa che lo ioduro di sodio non può fare ovviamente, di distinguere tra un elettrone e un neutrone, non c'ha un manico, c'ha un solo parametro, con un parametro non distingui, questo c'ha due parametri e con due parametri distingui. Quindi quello che ti succede è che qui almeno puoi dire, vabbè, non è, levo tutti gli elettroni, quello che resta sono o rinculi nucleari o neutroni, ammesso che non abbia capito come funzionano i neutroni nel mio laboratorio. Di solito la gente dice di capire perché fa delle calibrazioni con degli opportuni cannoni a neutrone, che non sono le bombe al neutrone, ma insomma...
che ti permettono di capire come si comportano. E come vedete, diciamo, si fanno esperimenti piuttosto interessanti, va bene? Cioè dei grandi criostati che contengono appunto questo liquido nobile, freddo, intorno c'è tutta una schermatura d'acqua tipicamente per segnalarti se è passato uno degli ultimi raggi cosmici che è riuscito a sopravvivere alla montagna. Sono esperimenti in cui c'è un controllo di chimica piuttosto duro, cioè perché insomma tutte le pompe e le cose, le condizioni, i punti della parte di vapore e la parte di liquido, tutto deve essere perfettamente mantenuto sotto controllo. E vabbè, qual è il risultato di questi esperimenti? Ecco, il risultato di questi esperimenti so far è questo, va bene? Qui c'è anche l'ultimo risultato, che è quello dei cinesi di Jinping, Panda 10, Panda X. Insomma, questi, come vedete, questi plot vogliono dire una cosa semplice, no? Vogliono dire che qui ci può essere ancora il segnale di materia oscura, ma qua non ci può essere perché questo è eliminato, diciamo, dal risultato dell'esperimento. Non è tanto importante di per sé, è importante rispetto al fatto che l'esperimento che dice di aver visto, che è Dama, dice che la materia oscura è più o meno in questa regione, è uno di questi due blob colorati. Ora vedete che questi esperimenti tendono a dire che no, non è possibile, perché noi quella regione l'abbiamo esclusa. Va bene? Non è esattamente la fine della storia, non è la fine della storia per un motivo molto semplice, c'ho due difese. Una è che, essendo la materia oscura un oggetto totalmente misterioso, chi ti ha detto che sullo xenon interagisce come sullo iodio, sul sodio? Su questo non mi pronuncio, va bene, questa mi sembra fantascienza. Tuttavia, invece, l'argomento che a un certo punto è stato invocato da Dama è che erano interazioni elettromagnetiche, cioè erano scattering su elettrone e non scattering sul nucleo. E in questo caso questi esperimenti per definizione hanno ammazzato tutti gli scattering sul nucleo. Però xenon, analizzando carefully, come si dice, i suoi dati, ha guardato lo scattering su elettrone, va bene? Cioè ha guardato la modulazione annuale dello quello lo può fare perché gli eventi sono tanti, ovviamente, la modulazione annuale. E vedete che il risultato aspettato, se Dama avesse ragione, è la curva non continua rossa, mentre i punti sperimentali sono i punti neri. Ora, d'accordo non vanno. A occhio non vanno d'accordo, ma una raffinata analisi statistica, diciamo, dice sostanzialmente che questo è il risultato aspettato da Dama, va bene, e questo è quello che vedono loro. Quindi adesso è interessante capire, per tutti gli esperimenti che vorranno fare, io non do niente per scontato perché voi la fisica è aperta ogni giorno, ma per tutti quelli che vorranno fare un esperimento eventualmente di modulazione, comunque un problema rimane aperto, va bene? Cos'è quella modulazione nucleare? Va bene? Perché evidentemente non è di elettroni, perché sennò l'avrebbero visto, ma la modulazione nucleare quelli l'hanno vista. Che robè? Va bene? Non ho la risposta, anche perché non faccio parte della collaborazione Dama. L'INFN molto gentilmente, diciamo, si mette a disposizione per ripetere l'esperimento qualora si riuscissero a produrre cristalli di qualità migliore di quelli di Dama, ed è disposto a replicarlo, badate, udite, udite, sia al Gran Sasso che in Australia. Voi dice, ma perché in Australia? In Australia perché la stagione è opposta, quindi se l'effetto è season, no? Voi vedete un effetto season, se invece l'effetto è del vento di Dark Matter, quello è uguale in Australia e al Gran Sasso. Siamo pure, però fare cristalli migliori pare che non c'è ancora riuscito nessuno, cioè, c'è una grande attività ma uno sforzo, vabbè, insomma. Qual è il limite di questi esperimenti? A parte quello che ho detto, il limite vero di questi esperimenti è che il risultato di xenon, per esempio, che avete visto, è basato su questo fatto sperimentale. Qua ci stanno gli elettroni, vabbè, quelli vengono buttati, vedete, c'è un taglio secco che li butta tutti. Quindi le interazioni di neutroni e di WIMPs devono stare in questa regione. Oh, se è dark matter è un esponenziale, va bene? Questo lo si capisce. Ora, questi poveretti hanno osservato due eventi, due, nel loro tempo di esposizione. Mo che ci fanno questi due eventi? Vabbè, intanto stanno pure persino dalla parte giusta, perché stanno a soglia bassa, no? Ma che ci fai con due eventi? Va bene? No? Allora, qui la scelta del fisico sperimentale è: vado avanti per 5 anni con questo oggetto o ne faccio un altro 10 volte più grande? La loro scelta è stata: ne facciamo uno 10 volte più grande. Vabbè. Il punto è che uno dovrebbe fare un esperimento che non è prono a questo fondo.
Allora, mi dicono i miei colleghi che sono anche presenti in sala che usando l'argon fino adesso, diciamo, esiste un rivelatore test, per carità, di 50 kg, non di 50 tonnellate, che però controlla, diciamo, il fondo in maniera tale da poter ottenere zero background. Ora, zero background è il sacro graal della fisica, è zero background. Però, finché uno dice, io ho zero, cioè, bravo, zero. Cioè, ma sei sicuro che è acceso? No? A parte questo, diciamo, quindi uno... Però l'argomento, diciamo, del controllo è convincente, perché ci sono delle curve, diciamo, no, di efficienza verso reiezione che hanno senso, che non sono a priori delle cose che ti fanno venire dei sospetti. Quindi uno può decidere, diciamo, di investire intanto su un altro liquido, perché lo xenon ormai ne è pieno il mondo, Panda X, Xenon, Lax, e quindi facciamo l'argon, facciamo anche l'argon. E quindi uno decide di fare un esperimento di 20 tonnellate che si chiama Dark Side, e lo fa il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Allora, il concetto però è sempre lo stesso, va bene, la solita palla di argon letta da opportuni rivelatori di luce, schermata dall'acqua e da quello che sia. La cosa interessante di questo problema però è questo: l'argon è argon 40, ma poi c'è pure l'argon 39. L'argon 39 è poco, ma proprio poco, tanto che quanto poco è che mi è venuto da ridere, perché una volta sono stato in Iran, lo confesso, quindi Trump non mi farà più entrare. Quando gli ho detto, no, ma noi abbiamo un problema di purificazione dell'argon, e quello mi ha detto, venga professore, qui siamo pieni di centrifughe. Ho detto, no, non ci siamo capiti, non è l'1%, non è il 5%, vabbè, dice almeno 15%, lei si dimentichi. Dico, però siete stati gentili, grazie. Dico, però se mi fate poi il selenio 82, invece vengo di corsa, non vi preoccupate. Allora, l'argon 39 viene fatto in atmosfera, diciamo, dai raggi cosmici, è in equilibrio, ed è radioattivo. E quindi, diciamo, questa robaccia nera è il fondo indotto dall'argon 39, insopportabile, ammetterete, assolutamente insopportabile. Quindi per fare un esperimento sensato bisogna buttare via quella cosa, se no non si può fare. Allora, ci sono due modi per buttare via quella roba. Uno intanto è prendere l'argon da una miniera, è profonda, perché lì meno cosmico, meno argon 39. La seconda è trovare un metodo di distillare l'argon, che si può fare, tutto si può fare nella vita, va bene? E, siccome i fisici sono maniaci, diciamo, vogliono fare tutte e due, ovviamente, pareva. Quindi si prenderà l'argon nella miniera, lo si passerà in un distillatore. Il distillatore è un oggetto però industriale, ma brutto, costoso, no? Il professore di chimica sa benissimo che c'è tutte queste colonne da 20 metri una dopo l'altra, insomma, corrente elettrica a sfascio da pagare. E perché non fare un distillatore criogenico, una single column di 300 metri? Dove lo metti un distillatore criogenico di 300 metri? In una miniera, dove lo mette? Diciamo che mica possiamo scavare un pozzo artificiale di 300 metri, l'hanno già fatto qualcuno per te. Quindi questa cosa si può mettere nel sulcis, per esempio, che è dove non si carbona più, e diciamo, questa piccola colonnina, che è alta come la Torre Eiffel, ma che sarà mai, dovrebbe servire allo scopo. Adesso faccio una digressione, però insomma, voi direte giustamente, come tutti, ma tutti hanno diritto di dire, ma insomma voi vi divertite e basta, ma che fate per noi? Ma insomma, la colonna di distillazione criogenica, una volta che c'è, però non deve distillare necessariamente l'argon, può distillare qualunque cosa, sicuramente, diciamo, qualunque isotopo con peso atomico minore dell'argon lo distilla meglio, va bene, perché la differenza percentuale è maggiore. Quindi può fare benissimo l'ossigeno 18, che come noto sono le bottiglie di acqua H2O18 che vanno ai ciclotroni per fare il fluoro, può benissimo fare il carbonio 13 che ti danno, diciamo, da respirare per poi dire che c'hai l'elicottero nello stomaco, e helicobacter pylori, chiedo scusa. Allora, e puoi fare l'azoto 15, cioè puoi fare altre cose, cioè lo puoi industrializzare in qualche modo anche questo processo, va bene? Quindi vedete, insomma, tutto sommato il messaggio sempre sempre sommesso e sempre alla fine, però che comunque anche quando stiamo cercando i fantasmi, cioè la materia oscura, che forse non c'è, qualche utilizzo sociale, diciamo, delle nostre tecnologie lo troviamo sempre, va bene? Tra l'altro stavo pensando anche a un'altra applicazione che potrebbe essere intelligente, quello di usare
la PET fatta con i silicon photomultiplier sul liquid argon. Liquid argon è veloce, i silicon photomultiplier sono veloci, quindi la differenza di tempi si può fare, a differenza di un fotomoltiplicatore che insomma non ti permette di stabilire il punto di partenza. Se tu riesci a ridurre il punto di partenza, diciamo, dei due fotoni a millimetrico, hai guadagnato un sacco di tempo sulla dose che devi dare al paziente, perché chiaramente tracci molto meglio la situazione. Vabbè. Ritorno un attimo al problema dell'energia oscura. Vedete, forse abbiamo perso, nel senso che l'universo fra 100 miliardi di anni sarà completamente oscuro, però un oggetto che è partito male, che poi si è comportato bene, c'è stato, perché apparentemente l'inflazione c'è stata in questo universo. Cioè, torno al problema dell'omogeneità dell'universo, il fatto che da tutte le parti è uguale. Questo è solo compatibile con un oggetto che si espande praticamente istantaneamente, mettendo in comunicazione tutte le parti e quindi poi lasciando una situazione normale in cui ormai tutto è omogenizzato e cammina. E questa, i miei amici teorici la chiamano inflazione. Adesso capisco che siamo in tempi di bassa inflazione, però insomma, a un certo punto l'inflazione deve essere finita, perché sennò qui ci stavamo ancora espandendo a quella velocità. Quindi quello era, mi immagino, un campo che a un certo punto ha deciso di placarsi. Quindi perché non si potrebbe placare anche il campo dell'inflazione? Tu lo sai? Io no. Però finché c'è vita c'è speranza. E comunque, sai, se finisce per 100 miliardi di anni, che si posso fare? Allora, l'ultimo appunto è su Einstein. Dunque, come noto, Einstein scrisse la relatività, poi a un certo punto voleva una cosa impossibile, no? Cioè, qualcuno gli ha fatto notare che Lemaître, o forse Lemaître gli ha fatto notare che l'universo si espandeva. Lui in realtà temeva che l'universo collassasse. Il suo pensiero è: ma l'universo collasserà sotto la forza della gravità. Intanto Hubble e Lemaître stavano lì risolvendo l'equazione e dimostravano un'altra cosa. Comunque, nel frattempo lui ci ha ficcato dentro un parametro che è permesso, cioè non turba nessuno, un lambda, che è una costante, che avrebbe dovuto tenere in equilibrio l'universo. Ora, si vede che non credeva alla meccanica quantistica, vero Riccardo? Perché in equilibrio non l'avrebbe tenuto, però non fa niente. Cioè, ci ha messo questo parametro lambda. L'espansione dell'universo si comporta esattamente come se quel lambda ci sia. Quindi forse Einstein aveva ragione pure quando si sbagliava. Cioè, questo è un mistero particolarmente interessante. Comunque, in questo momento la migliore descrizione dell'espansione dell'universo è quella, con una costante cosmologica, che peraltro vale esattamente meno 1, dico bene? Però misurarla in funzione del tempo sarebbe la cosa fondamentale, del tempo della storia dell'universo, perché almeno sapremmo, diciamo, se questa è la derivata implacabile o se c'è, diciamo, un'evoluzione temporale di questo parametro. E se è andata male, questo è l'universo come sembrerà a un certo punto, bene? Poco interessante, devo dire, ma importante che sia interessante adesso che ci siamo noi. Non disperate, perché come diceva il vostro grande, noi siamo arrivati fino a qui. Qualcuno meglio di noi e con strumenti più raffinati andrà più avanti. Grazie. Un commento su questa pseudo energia oscura. Questa pseudo energia oscura deriva da una trattazione teorica. Una trattazione teorica che è, per usare un eufemismo, questionabile. E, per fortuna faccio lo sperimentale. No, ma io non mi posso permettere di parlare di rivelatori. E voglio dire, potrei citare lo stesso Perl Mutter, potrei citare Vera Rubin e compagnia cantante, che parlano di epicicli. Siamo a un livello in cui sia l'espansione accelerata che l'esistenza della questa pseudo-energia oscura dipendono dalla nostra trattazione teorica, ripeto, questionabile. Allora, quello che si capisce benissimo anche solo considerando il corpo nero, e che questa trattazione è incorretta perché non si tiene conto della self-energia delle particelle e in particolare dei fotoni.
vale a dire che la conservazione del numero di particelle è contraddittorio con la conservazione dell'energia. Questo no, l'ultimo, sul resto non mi pronuncio, lascio Riccardo, no, perché questa non è contraddittoria. I risultati della teoria della relatività generale sono gli stessi per l'espansione, per l'andamento in R del tempo, eccetera, eccetera, sono gli stessi risultati della termodinamica classica dove non c'è interazione. Fine. Vale a dire che appunto stiamo parlando di particelle non interagenti, cosa che è manifestamente sbagliata anche se uno considera il corpo nero. Se io prendo il corpo nero è una cosa che è garantita su tutti i libri di meccanica quantistica e lo metto a scale cosmologiche e vedo che la self-energia, l'interazione dei fotoni, non è trascurabile, punto. Che i fotoni abbiano un'interazione gravitazionale è un dato di fatto. Benissimo. Che i fotoni a temperatura in un laboratorio abbiano un'interazione gravitazionale irrilevante è un dato di fatto. Che i fotoni su scale cosmologiche abbiano un'interazione gravitazionale trascurabile è sbagliato. E questo mostra che la conservazione del numero di particelle, andando indietro e quindi parlando di inflazione, eccetera, eccetera, la conservazione del numero di particelle e la conservazione dell'energia sono contraddittorie e che quindi queste nostre equazioni sono incorrette. Mi sfugge, ma non magari poi... Cioè, voglio dire, il numero di fotoni è sostanzialmente una costante, quello che cambia è l'energia, perché cambia da 13 milioni, 13 miliardi e da 500 mila anni dopo... A oggi sostanzialmente questi fotoni hanno solo cambiato energia, quindi... Domanda. Colore. Ammettiamo la conservazione dell'energia nello sviluppo, nell'evoluzione dell'universo o no? La conservazione dell'energia in un oggetto infinito è un concetto un po' complesso, che a me non è chiarissimo. Possiamo anche... No, il problema è che la domanda è se andiamo indietro e la self-energia trascurata a un certo punto domina l'energia dei fotoni non interagenti dando un'energia totale negativa, cosa diciamo? Va bene, vediamo più. C'è qualcun altro che fa le domande? Commenti? No, se no ringraziamo ancora il professor Ferroni. Il dato sperimentale è quello.